C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto? Michele Caruso, troglodita muori. Grazie Michele Caruso, che è riuscito a imbrogliare, come ha fatto con Portobello, anche il nostro regista. Michele Caruso, troglodita muori. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Andiamo pure. Voglio, carissimi, chi mi ascolta, dirvi i nomi di ciò che contengono i vaccini. Davide Parenzo, sei? Idrossido d'alluminio, fosfato d'alluminio. E che cos'è? Tessuti d'origine animale, sangue di maiale, sangue di cavallo, cervello di coniglio, rene di cane, rene di scimmia, fosfato di potassio di basico. E che cos'è? Embrione di pollo, uovo di pollo, uova d'anatra, siero fetale bovino. E certo. Formaldeide, cancerogeno, lo sanno tutti. Gelatina. Cioè, tu ti rendi conto che è una trasmissione ormai che non ha più neanche un controllo? Cioè, non c'è, non è fuori controllo tutto ormai. E questa trasmissione può finire soltanto con la morte di uno dei due. E io penso che potrebbe accaderti, peraltro. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Oh, ma poi ci sta quel ciccione di Gottardo. Non sapevo che in questa trasmissione alberga pure... Alberga, vedete che termine che ha usato? Alberga pure il nipote dell'ex sindaco di Padova, satrapo definito. Ma perché satrapo? Perché satrapo poi? È stato un sindaco delle grandi opere in città. Satrapo democristiano! Gottardo, che sono venuti fuori i tartarini, eh? A Gottardo da sderenato! Ministro, vice ministro dei 5 Stelle, ma si vada un po' a studiare questa situazione. Come si permette di dare delle notizie in televisione? Ma lei è un medico? Dalla la cifra giusta oggi, dalla la cifra giusta, non cominciare a fare il solito menagramo, dalla la cifra giusta, la cifra interessante, dalla meno 30 terapie intensive, meno 572 ricoveri, dalla la cifra giusta, 814 morti, dalla la cifra giusta, lascia perdere che non si sa un cazzo dei morti, lascia perdere, il collegamento da Roma, David Parenzo, applausi. La notizia importante di oggi non sono gli 814 morti, ma è un'altra notizia che tu non vorrai dare. E quale squadra sì, è coinvolta nel caso Suarez? Beh, la Juventus, e si quale sa. Squadra? Sì, mettiamo la musica dubbio. Di Torino sotto. Non c'è la musica di Torino, quale, non esiste. Come non c'è? L'inno di Torino. Senti. Ci sarà. E quale squadra? Sì, certo. E quale squadra, e allora, è coinvolta nel caso Suarez? Se qualcuno Suarez? Non ha rispettato la legge, quale è giusto che venga punito. Qual mettiamo è il punto? La che musica me me sotto di Torino. Mettiamo la musica di un Gianduiotto. Mettiamo la musica. E in quale città? E in quale città del nord è capitato il caso Suarez? A Torino non ti preoccupare, guarda che a me non me ne frega un cazzo. Se fossero colpevoli di qualche cosa, ma che non ne stai parlando tu? Che cazzo vuol dire? Non ne volevi parlare, non era in scaletta. A Padova c'è Alberto Gottardo, nipote del sindaco, nipote dell'ex sindaco, satrapo. Ho 7 zii, per cui avrò un sindaco anche fra i 7 zii, ma devo dire
che non mi siete mancati e credo che la cosa sia reciproca. Beh, no, invece a me in qualche modo sei mancato. In qualche modo mi sei mancato perché insomma su qualche argomento mi è mancata la tua aggressività. Vabbè, ragazzi, comunque posso dire una cosa. Adinolfi, quando dice che se questo DPCM l'ha detto questa mattina, ma l'hanno detto in tanti, eccetera, ma ti faccio sentire la voce di Adinolfi. Sì, perché Adinolfi che cazzo ti ha fatto? Non può parlare Adinolfi, è cretino Adinolfi. Non posso dire la parola Adinolfi. Ma perché? Che cosa ti ha fatto Adinolfi? Che cos'è Adinolfi? Che cosa ti ha fatto Adinolfi di male? Andiamo avanti. Ma che cosa ti ha fatto Adinolfi di male? Perché è grasso? Ma non mi permetterei mai. Dico Adinolfi, posso dire Adinolfi? Adinolfi, dice che se questo DPCM l'avesse fatto un governo di destra, per carità, diamo la se l'avesse fatto un governo di destra, ci sarebbe stato il grideremmo al fascismo. È vero, ex partito democratico. E sentiamo Adinolfi. Sono state fatte delle cose secondo me violente, e voglio dire una cosa di più: se fosse stato un governo di destra a farle, avremmo passato l'intero mese di dicembre a parlare di ritorno del fascismo. Sicuro al 100%. Se si fosse arrivati il 3 dicembre, dopo che a novembre aveva detto vi rinchiudo di nuovo, comunque metto forti limitazioni per passare un Natale tranquillo, se lo avesse fatto un governo di Salvini, di Meloni, eccetera eccetera, sareste qui a gridare è fascismo, volete mettere la polizia nelle strade a controllare, peraltro si preparano dei controlli con i droni per il 24-25. Se uno va dal nord, nonno, vogliono mettere i droni. Chi va dal nonno non deve temere nulla. Altra frase di oggi: Brusaferro, età media decessi è di 81 anni. Ha detto il tuo amico Brusaferro. Dicendo che è giusto che gli ottantenni muoiano? Però quella è l'età media. E cosa vuol dire? Niente, dico lunga solo la gente viene fino a 90 anni. Non è che 80 devono morire. Età media decessi. Quindi stai dicendo che sono morti e chi se ne frega perché sono morti degli ottantenni. Ho detto un'altra cosa. Comunque, è questa storia che non ci si può muovere tra comuni i giorni di Natale e 25, una puttanata inaudita. Per ridurre la posta di spostamento. Solo tu sei a favore di questa cosa qua. Solo tu credi in Italia. Sono a favore del fatto che ci sia durante le feste meno mobilità. Questo è ovvio. La cosa incredibile, Gottardo, è che uno dice ci vuole meno mobilità. Ci vuole meno mobilità durante le feste, è pazzesco. Ma tu l'hai mai visto il salotto e la macchina del ghiaccio a casa di Parenzo? È evidente, anch'io se avessi un salotto così probabilmente direi ma sai, ci vorrebbe un po' meno di mobilità, sorseggiando dello champagne, anche vagamente annoiato. Cazzo, questi villici che vogliono andare a mangiare a casa della sono mamma. Io il primo che mi quando hai la Filippina a casa che ti fa tutto, è evidente che poi non vuoi rompere i coglioni. Nessuna Filippina. Sarei io il primo che vorrei andare, ad esempio, che sono in campagna. Vorrei andare in campagna anch'io. Infatti, è una follia che tu non lo possa fare. Nella casetta in campagna ci vorrei andare e non ci posso andare, però. Vicino a Roma, ma non ci posso andare. Purtroppo in campagna non ci posso andare. Ma chi avrai a Natale a casa? Chi avrai a Natale? Nessuno, sono io che ho detto. Zitti, tutti e due. Purtroppo nessuno. Pregliasco, favorevole allo spostamento tra comuni, persino Pregliasco dice che favorirà lo spostamento tra comuni, che è uno dei più duri. Ma se lo cambieranno questo? Stiamo lavorando per cambiarlo. Grazie di questa concessione. Prego, stiamo lavorando. Venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, anche di situazioni molto particolari, di famiglie che magari si trovano a due comuni di distanza e questa indicazione di ordine generale diventa stringente e impossibile. Lei sarebbe favorevole? Sì. Ma certo ragazzi, ma sono follie che si sono inventati, follie assolute, di divieto di spostamento negli stessi comuni, tra comuni vicini, ma è una roba pazzesca questa roba qua, pazzesca. È un pazzesca. Modo per evitare che la gente appunto a Natale... Porro, fammi sentire Porro, uno spiraglio di libertà, una ventata di libertà. Questi decidono le nostre libertà e noi stiamo zitti. Ma non mi pare tu non puoi modo. Andare nelle seconde case, adesso lascia perdere il caso personale. Ma qual è il problema andare nelle io non posso andare. Ma se uno è in vacanza, ma se tu... Io
voglio dire, ma sarà da casa tua e l'economia, vai in tre persone dentro, e i bambini a dentro. Scuola anziché andare nelle seconde case. No, qua ti sbagli, è più importante l'economia della scuola, ma infatti, perché senza, senza per l'economia non si c'è la scuola. I negozi aperti, proprio per questo si tengono i negozi aperti. Siete in grande contraddizione. I ristoranti sono aperti. In quanti siete a casa? Parenzo, in quanti siete a casa voi? Siete in 6, giusto? 5, quanti siete? 6. Allora, se tu hai una seconda casa a St. Moritz, che tu stia nella tua casa a Roma, che vai tutti e sei a St. Moritz, cosa cazzo cambia? Cosa cazzo cambia? No, ma il problema non sempre è quello. Sei St. Moritz. Persone conviventi, no, sono da una parte. Il problema è che si vuole, l'altro, si vuole evitare che le persone invece si incontrino nelle seconde case con altre persone. Vabbè, porro, e lo faranno porro nelle prime. Esatto, lo faranno nelle prime, porro. Punto fondamentale, noi stiamo accettando che qualcuno decida come ci spostiamo, con chi festeggiamo, come usiamo la nostra proprietà, e io sono disperato perché nessuno oggi sui giornali, tranne Bekis, si pone il problema delle nostre libertà. Ho pagato le tasse, voglio essere libero di andare nella mia seconda se casa. Se vuole andare posso a St. Moritz della sua seconda casa, no, ci può andare. No, no, adesso te lo faccio sentire. Però poi deve fare la quarantena quando torna. Se lascia perdere quello che fa la singola persona. Ti sto dicendo una cosa, io pago fior di tasse, IMU, il cazzo noi, che ti pare, per le seconde case. No? Chiunque abbia la seconda casa, chiunque abbia, che non è che sono solo i ricchi che hanno le seconde case. Io non ci posso andare. Per queste due settimane non ci posso andare, ma vaffanculo. Fanculo, in un altro voglio momento andare da solo, rinchiuso dentro una casa, non ci posso andare. Andate prima, a fare in prima culo. Prima del 20. Io pago le tasse. Prima voi del 20. No, non posso. Non posso. Come non puoi? Fa sta roba qua, la puoi fare anche da lì, no? Ma no, tu non puoi, sto parlando del caso singolo. Tu potresti. Ma io non passo del caso, io parlo in generale, dai. Ma come possiamo permettere a qualcuno di decidere se usare o meno la seconda mia casa per cui ho pagato le tasse e ci voglio andare perché sono libero di poterci andare nella mia seconda casa? Allora, qualcuno sostiene che non parlo del caso Juventus, ragazzi miei. Allora, certo, molto chiara la cosa, molto chiara. Non mandi la musica di Torino. Vuoi l'inno, stare giù un attimo? L'inno della giù, Juve, manda l'inno del... per favore, giù che non capisce un cazzo. Allora, sia chiara una cosa. Se qualcuno ha cercato di far ottenere la cittadinanza in maniera non regolare al signor Suarez, che poi non è diventato un giocatore della Juventus, ha fatto malissimo e va condannato secondo le leggi esistenti. C'è un dirigente della Juventus, si chiama Paratici, che è stato accusato di falsa testimonianza. Benissimo, se il responsabile finora è indagato, se è responsabile pagherà. Punto. Se un ministro della Repubblica, tifosa juventina, ha fatto delle pressioni sull'Università di Perugia per far accelerare la pratica che riguarda Suarez, questa è una questione politica e dunque ne risponderà politicamente. Di cosa dobbiamo parlare? Cioè, se qualcuno si è comportato in maniera scorretta, pagherà in sede penale e in sede sportiva e andate a fare in culo. Fatti il corno d'oio, tu è chi d'un'ana malefica. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Oh, ditegli a quel pezzo di merda di Gottardo, quel coglione che è stato a scrocca ad Abano Terme, che l'unica cosa che ha perso in 30 giorni, ha perso un mese, ha perso quel coglione. Ditegli che l'ONU ha riconosciuto in maniera ufficiale le proprietà curative della cannabis, vero, l'ha vero tolta dalla tabella 4 della Convenzione Unica sugli Stupefacenti. Vabbè, e ciò vuol dire che quella non è droga, quella è medicina, può essere usata come medicina, può aiutare milioni di persone. Questo può essere il primo passo di una svolta epocale. Ciò vuol dire che le droghe non sono tutte uguali e ciò vuol dire che Gottardo deve andare a fare in culo. Chiaro. Prendo atto che un tossico dipendente, perché si capiva dall'eloquio, mi dice a me che devo andare a fare in culo. E non si è neanche accorto che ho perso 14 kg. Chi si fa, che cos'è? Chi si fa le canne è tossicodipendente, non ho capito. Beh,
sì, allora, chi si fa le canne è un tossicodipendente. La cannabis è curativa, no, ma dimmi la verità, per alcune patologie. No, d'accordo, ma lascia perdere. Chi si questo fa le canne? Questo qui che parla così, questo che sbiascica così. No, ma chi si fa 2-3 canne al giorno è un tossicodipendente, certo, secondo te? Beh, 2-3 canne al giorno è una tossicodipendenza. Ma di che sta è parlando? È una dipendenza dai, da una sostanza tossica. Ma figura, rosicchia il cervello. Parenzo, se non avesse fumato le canne si sarebbe laureato. Ma io non me ne sono mai fatte 3 o 4 al giorno, però non si può dire che chi se ne fa 3 o 4. Non si è mai fumato una canna, infatti si è laureato, è uno che ha studiato. Non si è mai fatto una canna, non lo so. Era giurisprudenza che Telese fumarsi i cannoni. No, 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 io me li fumavo, li ho fumati dopo. Le ho fumati dopo per la verità. Li ho fumati dopo, li ho fumati dopo per la verità. Metrosessuali, esperienze metrosessuali, le ho fumati dopo. Le ho fumati dopo, ma 2-3-4 cannoni al giorno mai fumati. Io ho due persone bigotte come voi non ho mai conosciute. Cioè, allora, da una parte c'è, no, veramente io sono l'unico libertario, l'unico l'unico libertario qui sono io. Cioè, Parenzo dice che chi va con un trans è un malato e, Gottardo pensa che chi si fa 3 canne è un tossicodipendente. È un tossicodipendente, allora, certo. Che c'è l'unico libertario del sottoscritto. Cioè, l'unico libertario sono io. Sono io, roba da pazzi, dai. Fusaro, la senti, libertà senti, se senti, Fusaro, senti, che senti Fusaro, Fusaro. Che si tratta indubbiamente di casualità, ma sono sempre casualità che in maniera puntuale vanno a rinsaldare l'ordine del potere, segnatamente del nuovo potere biopolitico e transumanista del Leviatano terapeutico. Ebbene, il DPCM di ieri sera prevede norme che non esito a definire severissime. Il Natale sarà funestato e il Natale, l'ho detto e lo ridico, non è una data qualsiasi tra le tante, è il baluardo della tradizione, è il baluardo della famiglia, è il baluardo della comunità, sicché colpirlo senza pietà occupa un posto colpire strategico nella riorganizzazione in atto della società secondo il nuovo capitalismo terapeutico e biopolitico. Come? Non ho capito, non ho capito. Supercazzo, nuovo capitalismo terapeutico e, biopolitico. Date ragione a sta gente qua. Sembra una bestemmia. Posso dirti, una cosa a questa gente che non ho, questo è vero, che non ho mai sentito come in questi giorni. Io ne faccio una questione di libertà in generale, però non ho mai sentito come in questi giorni persone così attaccate a Natale. Di solito viene considerata una rottura di coglioni, i parenti, eccetera, eccetera. Mentre in queste ore notiamo un soprassalto di amore per il 24 sera, per il 25. Non ruba nessuno. Nessuno è Natale, nessuno lo Pancrazio, Natale. Fermo, Pancrazio, provincia di Messina, legionario, che vuoi, legionario, dimmi. Hola. Dimmi, legionario, hasta dimmi. La Madonna sempre. Sì. Olè. Dimmi, dimmi, dimmi. Oh, allora, di viene, non ce ne fotte un cazzo. Noi a Natale, la vigilia, noi chi, saremo nella nostra proprietà. Avevo almeno 50 persone. Sì, ma se vivi 40 persone. Viene il prete a celebrare quadri, la messa di mezzanotte. Ma se vivi in 500 metri quadri al massimo con due signore dell'estremo oriente e non vi viene a visitare nessuno perché siete lì spostati, che dici? Dai, legionario, dai, su. Hai fatto la legione straniera, d'accordo? Ma cioè, abbiamo i miei amici, tutti quelli che lavorano nella nostra azienda. Sì. Ma quale azienda? Hanno sparato vicino all'orecchio, ti sei rincoglionito per sempre. Va, finisce. Ma quale azienda? Ma quale azienda agricola? Ma figurati. Il proverbiale mitomane, scemo di guerra. Mitomane, scemo di guerra. Bravo, sai, esatto. Sono quelli che tornavano scemi mitomane dalla guerra. Tu sei tornato scemo dalla legione. Mitomane. Sei distrutto dall'ardo e dai ricreciesi. Mitomane. Mitomane, che non sei altro che un mitomane. Signor Pancrazio. L'unica guerra che fa è quella con la carta igienica quando va al bagno. Però è non vero sa che è stato un legionario. Però ragazzi, è vero che ma è stato un legionario. Ma legionario del buco del culo? Ma che va da quel paese? Ma chi se ne frega? Legionario. Non sai neanche, non sai neanche farti il bidet. Trovi difficoltà pure a farti il bidet. Trovi però difficoltà pure a quello. Ordinario. Nel coordinamento, nel coordinamento tra il prendere il sapone e accendere l'acqua, trovi delle difficoltà pure in quello. Guarda che quale fatto, legione straniera? Ha fatto la legione straniera. Ha fatto la legione straniera. Nano di merda. Noi la vigilia di Capodanno di Natale saremo in 50 persone. Ma quale c'è il veglione? Sì. Ma quale veglione? Fai il cambio del catetere tu? Ma quale? Farai il cambio del catetere se è tanto? Perché si riempie il sacchetto, ti si riempie. Franco da Modena, Franco da Modena, avanti tutti. Allora, spostati, dimmi, dimmi Franco, veloce, vai. Allora, ciao a tutti e tre. Cruciani, veloce, veloce, veloce. Ho una testimonianza importante da fare perché mi sono rotto le palle. Dimmi, dimmi. Allora,
Io sono, premetto che non sono un negazionista, il problema Covid esiste. Vabbè, però allora... bisogna dire le cose come stanno. La farsa dei morti quotidiani è falso il numero. Come fai a saperlo? Scusa, perché lavoro nel settore delle pompe funebri. Ma che cazzo vuol dire? Scusa, non è che se lavori nel settore delle pompe funebri, che c'hai? Come fai a dire che è falso? Perché è gonfiato? Io fornisco quotidianamente impresari funebri che in confidenza mi dicono, loro vedono le cartelle che quando vanno a prendere i defunti in ospedale, allora? E sanno perfettamente che questa mi ha detto appena adesso un cliente, che questa signora è morta attenzione, di però. Attacco cardiaco e gli hanno messo Covid. Capito? Non sono vero. Questa è novità, questa è grande novità. Questa è grande novità. Bisognerebbe chiedere. Credere. Fermi tutti. La Zanzara. Guardiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Luciani, vedi che mo stadio San Paolo si chiama stadio Armando Maradona, già piacere un bruco ma conviene in diretta, e capitano c'è un bruco che non a Maradona, a Napoli, non Napoli, e ci fai il bambino. Fanci sta quella. Ciao Cruciani. Allora, ti volevo dire qualcosa a Francesco di Firenze, quel pezzo di merda bastardo che si crede di essere fiorentino, invece è un pugliese di merda. Allora, io stasera, visto che lui vuole appuntamenti con i camionisti, gliela do io. Stasera faccio la pausa a Montecatini Terme, distributore sull'autostrada, direzione Lucca. Gli dici che vieni là, oppure mi dai il numero, lo chiamo io. Così ci faccio fare come ci mette palle e pesce in bocca a stu bastard che ce l'ha con i camionisti, sto figlio di puttana. Dici che vieni là, c'ho uno Scania bianco, scritto Fontana FF1 ai lati. Ok? Mi chiamo scritto? Francesco pure io purtroppo. Gli dici che viene là, cioè ci mette palla e pesce in bocca, stu bastard. Il grande scontro Francesco da Firenze camionisti, ragazzi. Si sta scaldando moltissimo questo scontro tra Francesco da Firenze. È diventato un'icona, caro Gottardo. Anche Gottardo ha avuto uno scontro, diciamo. Scontro molto forte, perché ha insultato i veneti senza senso, generalizzando, diciamo. È veloce di ragionamento. È un po' fragile sulle tesi, perché sostenere che tutti sono degli stronzi in una determinata categoria. Iperbole. Non tutti i giornalisti sono come David Parenzo, certo, per esempio. Ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro, esatto. O per certo, fortuna, esatto, a seconda esatto, dei punti di vista. Ma ci mancherebbe altro, allora, per carità. Posso dire una cosa? Vogliamo ricordare, se ce l'abbiamo qui pronte, le frasi che ha detto Francesco da Firenze contro i camionisti? Perché effettivamente Francesco da Firenze... Ma non era contro i camionisti, era contro quel particolare camionista, a un certo punto ha detto delle cose molto gravi. Adesso fra poco le recuperiamo. Ha detto delle cose molto molto gravi, molto molto gravi. Ha detto sostanzialmente che è una via di mezzo tra Neanderthal, l'uomo primitivo, eccetera, eccetera. Tutti i camionisti, ha detto così, ragazzi. Su, ma dai. Non tutti, cioè, quello lì che chiama, no, quelli che chiamano che quelli qua, che chiamano qua ma, inevitabile. Ma perché inevitabile? Gottardo, tu hai fatto un ragionamento. Perché Parenzo difende a spada tratta anche le cazzate di Francesco? Cioè, c'è perché un motivo. Vanno contestualizzate. Perché è un Francesco da Firenze che ce l'ha fatta, ma li unisce il classismo, il disprezzo nei confronti del popolo. Ma figuriamoci. Sì, tu disprezzi il popolo, ma per carità, tu disprezzi, ma figuriamoci, il popolo. Ma io ti ho sempre aiutato, che non ha ma figuriamoci. Avuto la fortuna di studiare. Ma io ti ho sempre aiutato, ma figuriamoci, ma non è vero. Ma sì, ma certo, io ti ho sempre guarda. Aiutato, ti ho fatto ma studiare, sì, ti ho dato i soldini, sì, ma figuriamoci. Ma di Fabio cosa parliamo? Che tu abbia dato i soldini a qualcuno, ti ho fatto aiutare, Fabio da Palermo, aiutato tanto in passato, ma figuriamoci. Dimmi Fabio, dimmi. In passato. Fabio, dimmi. Ciao Cruciani. Dimmi. Allora, ascolta, volevo commentare quello che ieri è stato detto dal signor Conte, il nostro grande presidente non votato da nessuno. Numero uno, non si può permettere assolutamente di dire compreremo dei doni, forse li compri tu i doni, non noi.
che siamo imprenditori partite IVE, punto primo. Che vuol dire? Uno, i doni di Natale, si riferiva ai doni di Natale, cioè, si potrà... lui comunque compri, è tutta una concessione, comunque sembra tutto che sia una concessione, parla conto, sembra tutto che sia una concessione, si potranno l'Italia fa schifo, non gli italiani, ma l'Italia fa schifo. Perché in un paese onesto, sottolineo onesto, quando tu dai un voto, lo dai un po' come in America, no? Ma questo tu che sta dicendo? Questo qua? Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? Fabio, hai rotto il cazzo, ma hai rotto i coglioni. Fabio da Palermo, Fabio da Bologna, chi è questo qua? Mettimi l'altro. Sono io. Dimmi. Buonasera. Niente, io volevo riallacciarmi al discorso che ho sentito prima dall'altro ascoltatore delle pompe funebri. Io ho avuto occasione di parlare con uno dei militari che hanno fatto i trasporti delle famose casse. Non è una questione di un altro. No, dico, ecco un altro che arriva, ecco un altro negazionista che arriva. Vai, no, assolutamente, io non sono un negazionista, io sono una persona che normalmente lavora. Cosa c'era lavora... dentro quelle casse a Bergamo, forza, cosa c'era? L'acqua? Cosa c'era? No, dai. Ma c'erano assolutamente dei deceduti. Chiediamolo ai parenti di che cosa sono morti. Ma qual è il punto, Fabio? Allora, qual è il punto? Il punto è che le persone che hanno fatto i trasferimenti sapevano perfettamente che una buona parte di quelli che erano i deceduti non erano deceduti per Covid. No, ma che cosa dici? No, quello può essere vero. Però questo può essere tu dici, ragazzi, io lavoro nella farmaceutica, ma questo cosa cambia? Però scusami Fabio, cosa cambia? Cambia, cioè che ci hanno impressionato, cambia, che cosa ci hanno impressionato con i morti, ma cambia anche la percezione, cioè tu generale, vuoi arrivare a sostenere che questa pandemia non è poi così grave. No, questo si può anche sostenere, però dillo, vai fino in fondo. La pandemia è grave per quello allora che riguarda... di cosa stiamo parlando? Perché ti concentri sulla questione della... Ma mi concentro sul fatto che comunque sia, se tu mi dici che in una pandemia ci sono 1000 morti al giorno, di questi 1000 morti al giorno benissimo. Magari ce ne sono 800 che non sono... Allora stai dicendo quello che dico io, stai sostenendo che in fin dei conti non ci sono così tanti morti, che la cosa non è così grave, che questi lockdown sono sbagliati. Cosa in modo è grave, è molto grave, perché sì, non si è mai visto al mondo che 800 morti al giorno. Ma cosa non si è mai visto al ma mondo? Bisogna vedere di che cosa sono morte quelle 800 persone. Ancora dai. Questa storia, ciao, ancora col fatto che sono 80. A proposito di scontro camionisti Francesco, cosa disse Francesco? No, adesso diciamo, cosa disse Francesco da Firenze? Via. Non ho detto che sono dei trogloditi perché i trogloditi sono un pezzo di genere umano. Secondo me i camionisti sono, come ti ho detto, l'anello mancante di cui abbiamo bisogno per spiegare come ad un certo punto nella storia di questo pianeta siamo passati dal Neanderthal al Sapiens. Beh, insomma, dai. I Neanderthal erano Sapiens, per esempio, non lo sa, poveretto. Sì, però da hai detto bene, era il ben poveretto detto. Da Luca Taranto, da Verona, da Firenze. Ma perché ce l'hai così con questo Luca da Verona? Eccomi. Allora, io non fumo canne, ma non si può essere contrario. Parlo con Gottardo. Non è possibile. Cioè non è possibile. No, sai perché tu dire sei d'accordo che la droga no. È una merda non è possibile. Ma tu che sei d'accordo o meno, in questo momento sta fumando lo stesso. Cioè comunque è solo normalizzare un problema. Giusto Luca, ha ragione. Perché c'è ancora comunque che tu sei d'accordo o no Gottardo. È lo stesso, perché in questo momento si fuma comunque. Cioè non si può evitare. No, è solo questo il problema, come la prostituzione. Parlo solo di marijuana. Hai dei figli tu? Hai dei ma figli? Cosa te ne frega? Ma chi sai io di no, dire che dei figli? Figli se tu hai dei figli tornano a casa sballati dalla marijuana, tu dici no ma è normale, sai, hai fatto bene. No, l'alcol dovrebbe essere illegale, siccome che l'alcol è legale allora tutti vanno a ubriacarsi ogni giorno. Ma che cazzo di discorso è? Gli si insegnerà a bere il vino del modo giusto, gli si insegnerà esattamente se fumi una canna non devi metterti nella macchina. Hai mai fumato una canna, Gottardo? Hai mai fumato? Sì, non mi fa nulla. Io ho fumato della marijuana. Contrario, ma lasciali liberi, no? Cioè, ma si parla solo di marijuana. Sono contrario perché tutti è un problema che ha la destra. È l'unico problema, che è uno dei tanti problemi che ha la destra. La destra, se tutti si mette d'accordo su questo argomento, è inutile nascondere la realtà. Caro amico, tutti gli eroinomani che ho passato, ma figuriamoci, tutti. Ma figuriamoci, allora aspetta, a parte che non è vero. Aspetta, Luca, aspetta un attimo. Allora, una volta che tutti gli eroinomani sono passati da
dalla, allora, dalla marijuana, cosa vuol dire? Se uno specialmente da ragazzino, non inizia a fumarsi le droghe, non si fa l'eroina, ma si fa niente, non passa. Ma che linguaggio è? Silenzio un attimo, la tesi di Gottardo è questa: se uno non si fa la marijuana, poi non ti fai l'eroina, poi non ti fai l'eroina. Leggiti i libri di Muzzoli, si cambia sempre Muzzoli. Il discorso è che la destra non riesce mai a rispondere a questa domanda. Ma che c'entra la destra adesso? Provincia di Palermo, avanti tutto, dai ragazzi, dai. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Allora, buonasera, io stasera volevo testimoniare la situazione che c'è in Colombia riguardo il Covid. Che ce ne frega a noi della Colombia, scusa, che cazzo ce ne frega a noi della Colombia? Tutto aperto, l'esperimento è funzionato, tutti i negozi aperti, tutte le attività aperte, ristoranti, perché non potendo sostenere a nessuno dal punto di vista economico, in Colombia questo esperimento obbligato è funzionato. Praticamente tutti sono liberi, c'è un'immunità di legge, la vita scorre tranquillamente. Ma lei è in Colombia? Sì, so, io vado in Colombia. Spesso c'è un amico in Colombia che vive lì. Ma pippate di cocaina ogni tanto lei e il suo amico? No, io non ho mai bevuto nemmeno un bicchiere di vino. Qualche righetta, niente? Calma, sono contro queste cose, completamente. Sì, però voglio dire una cosa. Non tutti quelli che hanno l'idea contro le sue o hanno idee diverse sono dei pippaioli. Io sono una persona molto integra, mi piace solo la figa. Questo è molto buono, questo è molto interessante. Sì, questo è molto interessante. Dalle parti della Colombia abbonda, due settimane fa sono stato in Svizzera, all'Oceano, al club dell'Oceano, e ho scopato. Vabbè, due settimane fa. Se è normale che se tu vai all'Oceano. Io penso che ci sono i morti. Ci sono morti, pure nella mia città ci sono stati dei morti e questo mi addolora tanto. Ma il danno economico supererà quello sicuro, sanitario. Sicuro al 100%, ma questo è sicuro al 100%. Solo Parenzo non lo capisce. Non l'ho mai nascosto la questione, è evidente. Discoteche aperte, ma è chiaro che il danno economico è enorme. Ma in Colombia, se chiudono qualcosa, chiudono il paese. Che modello è la Colombia adesso? Mica ho capito. Stiamo parlando con un signore che chiama la Colombia. Un modello, la Colombia è un modello di gestione di qualcosa. La Colombia, adesso, per carità di Dio, ma tutto bene. Anche contro la Colombia, ti vuoi mettere? No, voglio dire, la Colombia per cosa è famosa? La Colombia, grazie, Angelo. Fermi tutti, che fra poco ci sono grandi novità. Dal demone scimmia, grandi novità. La zanzara. So come on. Qua giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 00240024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Crux, non capisci proprio un cazzo sulla droga, un cazzo. Io se mi faccio due tiri di canna, non riesco ad alzarmi dal divano. Vabbè, allora, per dirti, eh. Ma poi ognuno reagisce come vuole, cioè secondo il proprio fisico, non è che reagiscono tutti allo stesso modo, cioè. Francesco da Firenze è come dire la merda, confondere la merda col cioccolato. Cioè non farti chiamare Francesco da Firenze, perché te di Fiorentino non hai nemmeno un'unghia. E ricordati che quando uno spala merda sui camionisti, che sono quelli che permettano al tuo culino di merda di mangiare e di andare a cagare al gabinetto, perché se fosse per loro, io penso a te non ti porterebbero nemmeno un grissino. Non ti fa chiamare Francesco da Firenze, fatti chiamare Francesco il pisciaturo prima di stare a chiacchierare con camionisti. E non sono un camionista, porta rispetto per la gente che cammina tutti i giorni in autostrada, faccia di merda, perché te sei soltanto una
faccia di merda, perché non hai nemmeno il coraggio di dire il tuo nome e cognome. Dillo il tuo nome e cognome, così almeno tutti becchi tutto quello che è di possibile beccarti su internet e sui social e roba varia. Dillo il tuo nome e cognome, non fare tanto il cazzone e farti chiamare Francesco da Firenze. Te di fiorentino non hai un cazzo, capito? Non hai un cazzo. Ok ragazzi, la realtà è che i camionisti sono veramente incazzati con Francesco da Firenze. I camionisti che chiamano qua. I camionisti che ad esempio non sono fascisti, non sono così volgari. Ma cosa c'entra sono, il fascismo? Cosa c'entra il fascismo? Qui chiamano Davide, camionisti fascisti aggressivi. Certo. È una generalizzazione. No, che è quelli che chiamano come qua. Tutte le generalizzazioni. No, ma dico quei 4 o 5 camionisti che chiamano qua. Sono tutti fascisti, quei 4 o 5. Perché si sono incazzati i camionisti? Perché Francesco da Firenze ha detto che i camionisti sono tutti dei trogloditi. Se al posto dei camionisti mettiamo ebrei, gli ebrei sono tutti dei trogloditi. Le generalizzazioni, no? Ma certo, ma io infatti sono sempre stato contro le generalizzazioni. Ridevi ma come ma un coglione di un'iperbole, di un'iperbole che ha usato, ma certo, ridevi, ma ridevo per un'iperbole. Allora, ma è un'iperbole, allora, ragazzi, di un grande allora, personaggio. Sì, quello è vero, quello è vero. C'è un modo di parlare che è quello, c'è un modo di parlare che è quello tipico della zanzara, tipico di Francesco da Firenze. Bisogna rispettare le persone che lavorano, specialmente quelle che fanno un lavoro umile. Allora, quelle che fanno un lavoro umile. Noi siamo un paese in cui secondo me nulla succede per caso. Come mai secondo voi ieri è stato annunciato questo provvedimento duro sul Natale e proprio ieri c'è stato il picco dei morti? Picco dei morti che peraltro non era vero, perché 993 previsto, decessi, perché scadeva il decreto, 993 scadeva decessi, il decreto. Ma non c'entra niente, lascio perdere. No? Scadeva Oddio il decreto. Mio, io non ce la faccio, ti giuro. Allora, no, ma quando fai ieri, complottista ieri, è divertente, ma non c'è scadeva complottista, il decreto. Ma non c'entra niente. Illustrava ieri. Il decreto che scadeva, sì, non poteva bene, sapere d'accordo. Il numero prima. Sì, la coincidenza. Ma sì, è come quelle che dicono coincidenza, però, perché in questo momento la Terra è piatta e l'aereo è passato. No, non c'entra niente. Uguale. C'è una curiosa coincidenza tra il picco dei morti annunciato ieri, 993 morti, e l'annuncio scadeva delle misure. Scadeva il decreto. Sì, ma cosa c'entra? Cosa c'entra? C'entra che lo illustrava perché scadeva, ma no? Ma grazie al cazzo, tanto che c'entra? Che alla vigilia del weekend l'ha sempre fatto il giovedì. Tanto più che sapevano che in quella data i morti dovevano schizzare in alto per giustificare il proprio decreto di scadenza. Capito, era perfetto. Cioè, era il tiro al piccione. Hanno aumentato. Tra l'altro non era vero. Tra l'altro non era vero. Era una fake news assoluta. Cioè, 993 decessi, ma in realtà erano 865. Cambia 128 poco. 100 morti di meno. Beh, no. 100 di meno non cambia tanto, 128. Purtroppo. Il 10% di meno. Nel dramma non cambia. Cioè, ma qui non è che staremo, cioè, voglio dire, qui stiamo comunque parlando di cifre enormi. Sì, ma lascia perdere cifre enormi. Sì. Lei... Vorrei sapere l'età Oppure media no. di quei morti. Ma lascia perdere, non è che un ottantenne deve morire. Giù tutti e due, tanto andate su altri argomenti. Allora, la questione fondamentale è solo una. Se uno annuncia lo stesso giorno dei provvedimenti gravi e nello stesso giorno si dice è il massimo dei morti, c'è un effetto in cui sostanzialmente mediatico in cui poi alla fine la gente dice cazzo, questi provvedimenti sono giustificati. Il giorno dopo si scopre, che in realtà i morti non erano 993 ma erano 865, perché c'erano 128 morti della Lombardia. Ma la domanda deve essere la stessa, però, perché l'Italia c'ha il record? L'unica domanda da fare non è questo. Perché è un paese che ha gestito di merda questa roba qua. Perché è un paese che ha gestito di merda. Ma no, non credo solo per quello. Sentilo da Saviano, dato che tu non riesci a dirlo. Sentilo da Saviano. Odio i miei nemici, odio chi mi ha fatto del male, odio i giornalisti schifosi che continuano a definirsi così e che hanno fatto dei titoli razzisti, populisti, odio i dossieratori. Dopodiché so bene che quest'odio, vero, personale, gli mettere le mani addosso, lo devo controllare. Adesso mettiamo quello su Conte, dai. Bravo. Conte pagherà la sua mala gestione. Questo governo sarà marchiato a fuoco per sempre, non ora, non in questo momento, ma tra 6 mesi. È stata una gestione terrificante, abbiamo perso tempo necessario perché sono stati chiusi i reparti corrotti. Poi dà dei bastardi a Salvini e alla Meloni. Bastardi, Salvini, Meloni, vai! E viva! Sarà tornato alla mente tutto il ciampame, sempre pensoso, sempre con questo incedere, questo pensoso, è questo è il suo modo di raccontare, sì, modo voluto, tutte quelle parole spese su questa disperazione, viene solo grande da dire guru. Bastardi, come avete potuto, a Meloni, a Salvini, bastardi,
com'è stato possibile tutto questo dolore, descriverlo così. Tutto Carlo da Roma. Carlo, vabbè, è un'iperbole, vabbè, che dovrebbe piacerti, no? Ma no, ma mi piace moltissimo, solo che a me piace moltissimo quando uno... secondo me c'è del seme ritenuto da quelle parti, eh? Carlo da Roma, vai Carlo, dimmi. Allora, io ho una casa in Umbria che è un'eredità di mia moglie. Sì. Sì. E la mamma sulla quale pago 500 euro l'anno di lettezza urbana, 1000 euro di IMU, bollette come non residente, quindi lascio immaginare quello che si paga. E io quest'anno per 5 mesi, perché alla fin fine non ho potuto usufruire di questo bene. Allora io, se mi spostassi, rispetto a quelli che hanno perso lavoro, sono problemi, rispetto a quelli che hanno perso il lavoro. Parenzo, ti dico che tra l'altro ho pure perso il lavoro, perché io faccio l'agente di commercio e servo tanti tuoi correnti. Quello è il problema, purtroppo, direi. No, il problema è quello, ma è anche quell'altro. Io magari adesso a Natale mandavo a rilassare una settimana, 10 giorni, certo, da solo, a tirarmi fuori dal suo casino, andarmi a fare una passeggiata in campagna con il cane. Ma vedrai, a parte che magari glielo lasceranno fare, diciamo. Ma che mi lasciano fare? Ma palla finita, tu parli col culo caldo, ecco che cosa parli. Ma qual è il caldo che me ne sto a casa mia? Cioè, dove sarebbe? Io non posso andare nella mia seconda casa e quindi anch'io ho un problema come te, che dici? Ma non posso andare a Padova a trovare i miei, non posso andare in montagna come faccio tutti gli anni, me ne sto a casa da solo con i miei tre figli perché mia moglie lavora. Dov'è il culo al caldo? Sto a casa due settimane da solo perché mia moglie lavora, e quindi dov'è il culo al caldo? Deve finire sta stronzata, perché mi fate girare i coglioni. Sto due settimane a casa con tre figli, dov'è il privilegiato? Ditemi. Voi siete pazzesco, ma va a fa' culo, va. Se qualcuno ma non diciamo scemenze, su. Ma non diciamo scemenze. Però Carlo, non vi rendete conto di quello che sta succedendo? Finita, e ognuno ha il suo piccolo privilegio. Ognuno vuole, quello vuole andare, Paolo vuole andare a scidare a St. Moritz, quell'altro vuole andare là. Piccoli privilegiati che fanno finta di difendere il popolo. Aspetta, è una vergogna. Scusami, Parenzo, Carlo sta dicendo una cosa molto semplice. Lui c'ha una casa in Umbria. Casa in Umbria, ma, non lui. Ma che privilegiato? Non lui. Una casa no, non lui, tu sei un privilegiato. Porro è un privilegiato. Privilegiati che fanno finta di difendere il popolo. Stai zitto. Allora, non ti comportare da fascista. E vendi la casa se c'hai perso il lavoro. Che cazzo sei vino che hai perso il lavoro? Che cazzo ne so io? Qui chiamano tanti mentecatti che dicono balle una dietro l'altra. Se hai perso il lavoro, vendi quella casa. Ma perché se è vero che l'hai perso, se è vero che l'hai perso il lavoro, peraltro. Carlo vuole andare in questa sua. Non ci credi? Va bene, lasciamo perdere. E ci vada della casa. No, non ci può andare. Non ci può andare. Prima del 23 ci vada. Ha perso il lavoro. Ma non ha perso il lavoro. Va dal 20, no? L'ha perso il lavoro. Fortunatamente no, scusi, mia moglie lavora. Scusi. Non ci può andare. Non ci può adesso la moglie lavora. Non ci può andare. Ragazzi, non ci può andare. Ragione. Ma perché uno se deve fare ragione se pago a casa mia voglio andare da solo là? Che cazzo cambia? Se vado con mia moglie, se sto a casa. Io non è che vado lì e faccio le feste dentro casa. Sto io, mia moglie, i due miei figli e tutto al più. Il principio che può essere discutibile, ed effettivamente può essere discutibile. Il principio che può essere discutibile. E oggi, su cui oggettivamente brutti, si può discutere, è evitare che in quei giorni. Siccome siete brutti e rancorosi, ma chi a me non me ne frega nulla, io non ho nulla da difendere. Dovete sfogare le ma io, tanto scusi, guardi, in questi modi tutto balzani. Sono tranne che rancoroso. Sono una persona che mi reputo felice e soddisfatto, stessi. Quindi non sono rancoroso nei confronti di nessuno. Fammi finire di parlare. Quello che è rancoroso mi pare sia lei. Lasciami spazio. Mi pare che sia lei rancoroso. Hai già detto. Opinione. Stai zitto, Carlo, silenzio. Hai già detto quello che pensi. Cioè, la cosa sostanziale, vuoi andare nella tua seconda casa. Benissimo, hai ragione per me. Hai perfettamente ragione. Da parte, vada la seconda non casa. Non ho i soldi in questo paese. Sono paesi che stanno morendo. Sono mesi che stanno morendo. Già erano morti perché purtroppo sono paesi disabitati o con pochissima gente. Certo, arriviamo noi da fuori e portiamo questo un po' di soldi, un po' di ricchezza. Questo è vero. Questo ciao è vero. Carlo, ciao. Su questo ha ragione. La Zanzara.
Allora ragazzi, un pizzaiolo mi scrive: si riempiono la bocca in TV, stiamo aiutando i commercianti, sai quanto ho avuto dopo un mese che sono stato chiuso, 1000 euro, e con questo dovrei sostenere le spese di gestione della pizzeria e mangiare, quello eccetera. È il tema, se vai. E poi quando stanno fallendo all'Italia o le banche, escono i miliardi. A quando una rivoluzione, questo della pizzeria, questo della pizzeria. Però le grandi novità che vengono dal Demone Scimmia sono queste, signor Demone Scimmia. Ora, Gottardo, non so se sia vero, tu hai più contatti col Demone. Però sostiene di essere come contatti col demone, si contatti col demone, che ne so, si scambiano dei messaggi col demone. Beh, tra disturbati giustamente si parlano, giusto? È così. Dunque è confermata questa cosa, che praticamente non gli tira più l'uccello al demone, o no? Pure. Cioè, Gottardo, è confermato o non è confermata? Non ho capito. Gottardo? Alberto? Eccolo. Alberto, è un cazzo, t'ho chiamato. Non ho capito, dimmi. È vero che non gli tira più l'uccello al demone? Sì, ha detto che non gli tira più l'uccello. Ma se tu ascolti, ascolti i messaggi, ci smessaggiamo di notte. Me l'ha raccontato ieri notte. Cioè di notte tu non hai altro da fare che messaggiarti col demone. Ma tra una scopata e l'altra, ho scopato come una furia. Fammi capire, scusami. Anche se sì. Mettiamo sia vero che tu ti dedichi a queste attività la notte, no? Vieni qua a raccontarlo a Davide che abbiamo scopato stanotte. Vieni qua dai. Sentiamo, esibizionismo stato puro. Sentiamo. Signora, buonasera. Scusi, signora, lei tra una prestazione e l'altra del pistolino, del piccolo pistolino che al liceo veniva chiamato millimetro, ma al di là di questo, al di là del piccolo e giocherelloso Gottardo, è vero che tra una prestazione e l'altra, perché se è vero, è doppiamente grave! È doppiamente grave! Si scambia messaggi col signor Scimmia? Assolutamente! È vero, perché no, non dovevo, perché fai non dovevo avere un signora. Dialogo? Fai parlare perché la non signora! Dovevo, perché non dovevo... Però avere solo un una parola, è vero che ha scopato... signora! Due cose deve dire molto brevemente, senza esporsi. È vero che ha scopato come un riccio, è vero che ha messaggiato col Demone Scimmia. Solo queste due frasi. Passano un secondo. No, passano un secondo, è vero. Neanche per idea, passo assolutamente nulla. Demone Scimmia. Allora, brutto stupido, io sono stato bisessuale pure quando ero adolescente, perché c'era un mio amichetto che mi piaceva e lì posso darti anche ragione, ma attualmente sono totalmente eterosessuale e tra l'altro non mi viene più duro l'uccello, quindi proprio non so di cosa parli. Sì, perché sostenevo con il demone avanti. Lui non gli tira perché magari è sessualmente ambiguo. Vai. A me il maschio non piace, cioè mi può piacere il cazzo, ma non mi piacciono i maschi. Ma chi se ne frega? Non mi piace la barba, non mi piacciono i muscoli, mi piacciono le tette, mi piace il culo, mi piace la figa. Quindi sì, sono un mezzo bisessuale, ma sono anche un mezzo sessuato, se vogliamo. Non lo so perché, non sono ancora stato dal medico per questo problema, ma per altri problemi dall'urologo sono stato, perché ho dei problemi andrologici. Adesso sono 20-30 giorni che non mi viene più duro il cazzo, quindi no, non sono ancora stato dal medico, però dico, prova a smanettarmi, prima me lo trastullavo un po', mi veniva duro. Adesso magari mi sveglio con una piccola erezione, provo a farmi una sega, ma non c'ho neanche voglia appena sveglio di segarmi, e non sempre neanche le erezioni, e penso che ho abusato dei psicofarmaci uniti alla cocaina, che quello mi ha dato il down totale e non mi viene più duro. Cosa ti devo dire? Spero di riforgiarmi col tempo, trovando una buona ragazza che me lo sollazzi lei, e una volta che ho la figa magari ti viene duro per forza, perché c'è la figa lì, minchia, non è che con la figa lì ti viene magari duro, no. Ma farmi una sega, io sono 15 giorni, in 15 giorni mi sono fatto una sega per forza, che non so come ho fatto, e non era neanche ben duro l'uccello, sono riuscito a masturbarmi ma non era ben duro. Allora, quello è il problema della droga. Il problema della droga porta anche a questa cosa. Ne parleremo la settimana prossima in maniera approfondita, non col demone, naturalmente, ma con persone che hanno vissuto esperienze di droga molto molto profonde. Cosa significa convivere sesso e droga? Fondamentale. Intanto c'è un signore della Lega, per parlare di cose più terrene, tale Gasperini, che è un consigliere comunale, credo a Cescina, la città della signora, com'è che si chiama? Ceccardi, che è un sostiene, autorevole deputato del PD, che sostiene che è più grave del femminicidio è l'aborto, cioè ci sono più donne che muoiono con l'aborto che con il femminicidio. Con il femminicidio, cioè l'aborto paragonato sostanzialmente a un omicidio. Mamma mia. Pronto? Pronto? Sì, pronto.
Gasperini? Con chi parlo? Sono Cruciani, buonasera, come stai? Eccoci, ciao Cruciani. Gasperini, bene, come andiamo? Stai? Beh, sempre all'attacco, sempre all'attacco. Beh, amico mio, era un po' di giorni che ti cercavo, eh? Ah, sì? Era un po' di giorni. Okay. Beh, perché c'è questa frase qua che mi ha fatto un po' sussultare, come dire, no? Che la prima causa di femminicidio nel mondo è l'aborto. Ora, per carità, femminicidio è una discussione che si può fare a lungo. Anch'io non è che sono molto a favore di questa, no, di questa roba qui, della definizione di femminicidio. Però addirittura la prima causa di femminicidio nel mondo è l'aborto, che vuol dire? Ma, guarda, vuol dire questo. Vuol dire che la maggior parte delle donne, il numero maggiore di donne che muore nel mondo muore a causa dell'aborto. Sostanzialmente chi abortisce è un assassino, cioè questo è il punto. Perché allora dipende. Tu consideri l'aborto un assassino? Io considero che l'aborto sia un omicidio, sì, un grave delitto, perché si uccide una persona. Dunque un omicidio, per te le persone che abortiscono andrebbero condannate per omicidio, e c'è poco da fare, è così. Nel mio mondo ideale, innanzitutto si aiutano le donne a non arrivare a questa scelta. E se uno vuole abortire lo stesso? La 194. Sì, ma ho capito, ma se uno vuole abortire lo stesso, come fa? In un mondo ideale, secondo me si difendono sempre i più deboli, e quindi si vieta l'aborto. Cioè la donna, ideale è così. Cioè la donna, i più deboli, cioè la donna. No, lui dice cioè i più deboli, cioè la donna. Non è considerato un bambino, è un feto, non è un bambino. Mi dispiace che Parenzo la pensa esattamente come i peggiori progressisti atei. Io I tanti peggiori amici progressisti che la pensano come me. I peggiori progressisti. Tu sostieni sostanzialmente che una donna che vuole abortire, nel tuo mondo ideale, naturalmente, nel tuo mondo ideale, un uomo, perché tante volte sono gli uomini che costringono e pressano le donne. Vabbè, ma quello che è, insomma, una donna, indipendentemente da chi lo vabbè, una donna, uomo, donna a una donna sia. Dovrebbe essere impedito abortire, cioè una donna non dovrebbe abortire. E che cosa fa uno? Lo costringi la donna, la porti in ospedale? Allora, in un mondo in cui ci si impegna per garantire le condizioni migliori, ma se una non lo vuole, ti rispondo. Quanti sono in Italia, ma si può andare a vedere anche negli altri paesi, le coppie che hanno problemi, per esempio, di fertilità, parlo di coppie normali, un uomo e una donna sposati, che hanno problemi e che sarebbero disponibilissimi ad adottare un bambino anziché farlo uccidere. Aiutiamo questa se non mi sbaglio, tu dici le donne devono comunque fare il figlio, anche se non vogliono, e poi lo lasciano in adozione. Il bambino deve vivere anche se qualcun altro non vuole. Ma che mondo anche è? Deve vivere anche se qualcun altro non vuole. E se proprio non lo vuole, lo dà via in adozione a coppie che non possono avere figli. Secondo me in questo modo possiamo aiutare. E se c'è uno stupro? Guarda, è talmente un caso limite. Beh, a parte che non è un caso limite, è un caso limite perché oggi in Italia gli aborti per stupro sono talmente pochi. Vabbè, ma ci sono, però ci sono. Totale, e lei cosa farebbe nella sua Repubblica? Per la 194. No, ma lasciamo perdere. Scusami, Gasperini, lasciamo perdere adesso. Il punto fondamentale è questo. Si vergogni lei, Parenzo. Ma si vergogni, patetico. Ma io non ho dimenticato proprio un cazzo. Ma non mi venga a fare la morale a me. Per fortuna, in una democrazia liberale, per fortuna, in una democrazia. Infatti, ero contrario. Certo, mio grande amico, ma infatti ero contrario. Per fortuna, in una democrazia liberale, le sue sono delle emerite puttanate. No, no, che c'è? È legittimo che un esponente della Lega Lega sia fortemente antiabortista. Qual c'è è il punto? Il diritto alla vita, poi quando ci sono i barconi in mare, invece lì c'è il diritto alla morte. Guardi che diritto alla vita che hanno sempre dalla parte della vita, anche quando si parla di barconi in mare, anche quando si tratta di farli sbarcare. Scusami Gasperini, c'è una cosa che devo dirti. Allora, nel caso di stupro la donna va comunque costretta a portare avanti il parto? Un bambino nel caso di uno stupro certamente non è l'autore dello stupro e quindi non è colpevole. Questo è un punto di partenza. E dunque il bambino va fatto nascere lo stesso. Una persona innocente secondo me non deve mai morire. Sarebbe una legge migliorativa quella che permette l'aborto in caso di stupro e non negli altri casi? Sì, sarebbe una legge migliorativa. Sarebbe una legge migliore che andrebbe in, che terrebbe dentro anche posizioni di quelli che la pensano magari similmente a Parenzo, ma almeno evitiamo l'aborto nei casi non di stupro.
stupro. Parenzo a questo ci sta o no? O vuole uccidere i bambini anche quando non c'è uno stupro? Uccidere i bambini, io voglio uccidere i bambini sempre. Mi fa più, sempre, mi fa sempre. Per modo di dire, se lei la mente così, se lei la mente così, sì, io voglio uccidere i bambini. Ma che cazzata, ma come si permette? Ma come si permette di dire che chi fa l'aborto uccide i bambini? Ma come si permette, sto patetico? Aspetta, non ho capito. Ma si vergogni. Forse non sa che siamo tanti. Allora adesso Gasperini, se tu pensi che bisogna per forza mettere al mondo il bambino, pensi allora che le persone che abortiscono siano degli assassini. Se secondo me uccidere un bambino è effettivamente uccidere una persona, la risposta è sì. E dunque la un omicidio, penso così, come un omicidio. La penso come l'ebreo Giuliano Ferrara, un omicidio. La penso come la Claudio Metzpeth del Concilio Vaticano II. Penso che sia un grave delitto in cui si uccide una persona. Uccidere una persona è un omicidio. E dunque mettiamolo in galera. E dunque mettiamolo in galera. Mettiamolo in galera. Ma lei lo sa che la 194 è una legge che non ha istituito il diritto all'aborto, ma lo ha defenalizzato. Sei anche contro il divorzio o no? Cosa vuol dire sono contro il divorzio? Moralmente, lo aboliresti il divorzio? Lo aboliresti il divorzio o no? Ma in un contesto culturale come quello che c'è oggi in Italia. Ma che cazzo di contesto vuoi? Il medioevo? Non si sa più neanche chi è, cos'è il matrimonio. Non si sposa più nessuno. Si sposano fra poco solo gli omosessuali. Non ha senso cambiare. Qual è il problema? Se si sposano gli omosessuali, qual è il problema? Se si sposano gli omosessuali, sì, lasci perdere. Qual è il suo problema? Se si sposano gli omosessuali, il problema della Lega, qual è? Se si sposano due, ma lascista, io credo nell'Occidente liberale. Io credo nell'Occidente liberale. Poi ognuno a casa propria. Sì, io sono ebreo, ma non voglio che la mia morale sia imposta allo Stato. Qual è la tua fede? Ma io sono ebreo, ma non voglio che la mia morale sia imposta allo Stato. A tutti, io voglio che lo Stato sia laico e ognuno decide che cazzo fare. E non voglio che ci sia lei che dice a me se posso divorziare o abortire, ma sarò io che in base ai miei principi e alla mia religione deciderò se farlo. Ma quando, o no? Ma non dica stronzate, ma non dogma. Senza coscienza critica. Ma di chi sono figlio io? Di chi sono figlio io? Lei non si preoccupi di chi? No, ma perché mai? Ce l'ha il coraggio o no? Ma perché mai? Ma perché mai? Non si può uccidere, lo diceva Madre Teresa. Ce l'ha il coraggio di dire che era una cogliona o no? No, per certi aspetti Madre Teresa. Secondo te due uomini e due donne non fanno una famiglia? Questo è il punto fondamentale, no? Non fanno famiglia. No, la famiglia è fatta dall'uomo, dalla donna, dai figli. Dunque due persone che si vogliono bene non fanno una famiglia. Si vogliono bene ma non fanno una famiglia. Io e i miei amici voglio molto bene, siamo anche più di due, ma bravi, non facciamo il nome amore. Ci vogliamo bene e basta. Il matrimonio io sono a favore per tutelare i diritti della prole. Il matrimonio chi l'ha detto? Perché della prole? Chi l'ha detto per la prole? Prole. E chi non ha figli non ha diritto a sposarsi, scusi, chi non ha figli. Ma che cazzo dice? Ma lei è matto. Chi non può avere figli? Ma lei ha studiato o no? È del mestiere lei? Ma lei ha studiato o no? Che ha studiato lei? Il Vangelo di Salvini? Il Vangelo secondo Salvini? Ragazzi, vi devo lasciare, ciao. Poveretto questo, mamma mia. Ciao. Alla prossima, ciao. La Zanzara. Sai qual è la verità, Parenzo? Che voi siete sempre più ipocriti, voi bei radical chic. Se questi DPCM inutili e pazzeschi li avessero fatti le destre, come le chiami tu, se al governo ci fossero le destre, voi sareste scesi in piazza a gridare a squarciagola che questo è un governo di pazzi. Invece, siccome ci sono i tuoi amici del PD, quello che adesso è diventato una persona onorevolissima come Conte, allora non dite niente, dite che va bene, ci sono le regole, bisogna rispettarle. Questi sono più fascisti dei fascisti, questa è la verità. Comunque ditelo che Francesco da Firenze in realtà non è altro che l'alter ego di Cairo, perché è l'unica spiegazione che ogni volta che chiama c'è quello zerbino di Firenze che si rotola dalle risate. Oh oh oh, grande Francesco da Firenze, quanto fai ridere Francesco da Firenze, che grande che sei. È un coglione, sei un coglione tu Francesco da Firenze, sei ancora un coglione tu Parenzo che ride a tutte le puttanate che dice quell'idiota. Francesco da Firenze, molto semplicemente, io ti amo. Un po' di De Luca, dai, un po' di De Luca.
i dati sul Covid in Italia sono falsati. Comunque ragazzi, è incredibile questa cosa qua, eh? Cioè è incredibile che un governatore di una regione dica, importante come la Campania, sempre al centro delle polemiche, beh, oggi hanno esponente del PD. Hanno, hanno intitolato uno stadio oggi, tra l'altro questo non c'entra niente, faccio una parentesi, oggi in fretta e furia un sindaco ha annunciato che il San Paolo non si chiamerà più San Paolo, cioè Maradona viene prima di San Paolo. No, beh, signor Maradona questo? Viene prima di San Paolo. Gli stadi cambiano il nome, ma ci sta. È anche vero che lo i santi, è vero che sì, ci sta assolutamente. Anzi, i santi, Maradona prende il posto di un santo. Ma non è così. Di fatto è così. Cioè Maradona prende il posto di un santo. Vabbè, ma questo tant'è che qualche parroco di Napoli era anche incazzato. Poi naturalmente hanno fatto. Come no? Ma ti assicuro di sì. Condiviso, oggi, vabbè. Oggi c'è la rivolta dei parroci a Napoli. Non vogliono cambiare, dicono San Paolo, però è San Paolo. Ma quale rivolta? Cioè San Paolo è San Paolo. No, rispetto capito, a Maradona. Ma lo stadio è giusto intitolarlo a Maradona, che c'è? Secondo me è più chiesa... corretto intitolare uno stadio a Maradona che a San Paolo, sì. Cioè San Paolo non vabbè, c'entra proprio un cazzo col calcio, no, non c'entra un cazzo. Mi sembra più naturale. No, ma ovvio. È naturale, però una volta che si chiama San Paolo, oggi c'è una sostituzione. Ma anche le strade cambiano nome e spesso la toponomastica non può cambiarla uno stadio. Per carità, questo De Luca, mi sembra De assurdo. De Luca, no? Abbiamo una situazione di ottima tenuta. Questo nel momento in cui in Italia ci troviamo di fronte a dati che sono clamorosamente falsati. E non voglio aggiungere altro. Poi dice una cazzata, se il pranzo di Natale con i nonni a gennaio in terapia intensiva. Ragazzi, ma si può fare del terrore in questo modo? Questo è un terrore puro. Cioè, ma di che stiamo parlando? Se ci sarà il pranzo di Natale con i nonni a gennaio, questi qua sono in terapia intensiva. Ma chi cazzo te l'ha detto? Ma non è vero. Beh, ma è una falsità. Visto in base ai ma che hanno ha visto? Fatto con la curva. Ma ha visto che De Luca, molti studi. I calcoli? Ma no, che cosa? Sarà appoggiato ma anche si lui fanno ai, lo stesso i pranzi con i nonni. Fatti. Si fanno uguale se uno li vuole fare. Li fanno anche beh, senza Natale. Ma nessuno li vuole fare per forza, non è che uno, ma nessuno a Natale, li fa. A Natale è chiaro che c'è più predisposizione e anche normale a farlo, no? Ma questo però è una banalità da dire. È giusto avere questa condizione di sofferenza, sapendo che se facciamo un pranzo di Natale 20 parenti, 30 parenti, questo è chiaro, ma anche sta a Napoli forse, non in Italia, cioè... anche con i nonni, sapendo che poi a metà gennaio dovremo portarli in terapia intensiva. Terapia la risposta credo che sarà per il 99%. È giusto. E allora perché non ci si incontra fare con gli anziani? Un sacrificio. Ma ho capito, ma una cosa è non incontrarsi con gli anziani, una cosa è il pranzo. Ma il pranzo, la dinamica del pranzo. A Natale non hai le finestre aperte, si sta tutti in una casa per tanto tempo, Davide, il virus circola di più. Davide, cioè, ma cosa avete letto negozi, in tutti questi mesi? Neanche nei negozi. Ma nei negozi ci stai 10 minuti. Ma no, ma fino alle 21. Ma siete stupidi allora, secondo me. Quando uno va in un negozio non sta 3 ore. Quando uno sta a tavola per Natale sta almeno 3 ore, perché poi c'è la tombola, la festa, le cose. Ma dove cazzo vivete? Ma devo dirvelo io com'è la differenza tra entrare in un negozio, comprare un vestito e uscire con una mascherina, sì, ma e stare in casa a un tavolo di Natale 20. Di 20 persone. Nell'iperbole. Ma che nell'iperbole dite? In 20. Ma in che un negozio dite? Ne entri in 300. Sarà più Riccardo da Cuneo. Ma dite delle cose. Ma cosa state Riccardo dicendo? Ma la follia. Riccardo da Cuneo, vai. Riccardo, dimmi. Buonasera. Dimmi Riccardo. Buonasera dimmi. A tutti. Volevo salutare Alberto. Di. Giuseppe. Dimmi. Contradaiolo dell'Aquila. Dimmi. David Parenti. Onore all'Aquila sempre. Allora, io sono un operatore sociosanitario che sono partito da Siena un mese e mezzo fa per venire a combattere qui in Piemonte all'ospedale sì. di Verduno. Sì. E sento tante belle chiacchiere, capito? Sui social, su quelli che lavorano in banca a Siena, che fanno smart working e che lavorano di più. Di prima. Quello mi pare difficile. Ecco, io le porterei pochino dove voto mattina in intensiva e in super intensiva a vedere chi lavora di più, se loro o io. Ma chi ha detto con lavora, lavora di più di meno? Nessuno dice lavora di più di meno. È chiaro che uno che lavora in un ospedale lavora di più di meno. Però uno che lavora a Monte dei Paschi o in banca. Vabbè, dove ma adesso non c'è, ma non c'è il conflitto tra chi lavora a Monte Paschi e chi lavora so in un reparto che... Covid. Dov'è il conflitto? Cioè, conflitto amico mio, c'è. Ma è uno che lavora in un reparto perché Covid fa un lavoro purtroppo io drammatico. La mia vita, certo, non c'è e dubbio. Quello che lavora al Monte vabbè, dei Paschi. Ma nessuno ti ha rimproverato qualche cosa, però. Sulla tua tastierina a Siena e piglia il caffè dalla sua ma certo, cucina, d'accordo. Rischia meno di me. C'è chi fa il soldato e chi sta impiegato alle poste. Qual è il problema? Non ho capito, con Riccardo. Con la differenza
perché lui piglia 1200 euro più di me fondamentalmente. No, Riccardo, non ho capito con chi ce l'hai, però scusami. Cioè, a parte con quelli che fanno un lavoro meno, cioè, diciamo, più comodo del tuo. Quando hai fatto il concorso, lo sapevi che andavi a pulire i culi in ospedale o no? Questo ha ragione, Alberto. E allora cosa c'è che ti rompi i coglioni? Sì, però io rompo i coglioni. Potevi perché andare il rischio a fare del mio. Potevi andare ad asfaltare le strade. Va bene, potevi, però c'è potevi andare a fare il giardiniere. Questo non c'entra niente. I tuoi amici della Confindustria, che ovviamente prendevo nel silenzio più assordante le banche. Ma cosa c'entra adesso le banche con quelli che lavorano al reparto Covid? Cosa c'entra? Perché c'entrano. Ma cosa c'entra? Perché le banche sono state aiutate amico operatore sociosanitario. Questo qua, meno male che fa l'infermiere, non fa l'infermiere, fa l'operatore sociosanitario, è quelli che curano e puliscono i malati, gli fanno i clisteri, si occupano della pulizia del paziente. Ma scusami, ma tu hai ma Riccardo, non lo capisco, ma non è che te l'ha ordinato il dottore, non è che te l'ha ordinato il dottore. Lo sapevi, poi tu hai un diploma di ragioneria, hai una laurea in economia, commercio e scienze politiche? Sì, ma io salvo le vite, no, quelle che no, salvano. Tu pulisci i culi, che gli dà 8 miliardi di euro, sono tutti a reddito di cittadinanza. Allora, quella gente sarà lì. giusto che uno si laurea, uno fa dei colloqui e va a lavorare in banca. Gentiloni non gli dà 8 miliardi di euro. Ma che c'entra? Ma che c'entra? È l'invidia sociale. L'invidia sociale di Maio, quindi diciamo poche cazzate. Ma non ho capito, Riccardo, perché ce l'hai con questi che lavorano in banca nella tua città? Perché tu sei dovuto andare a Cuneo. Ma chi se ne frega? E ho capito, ma sono cazzi vostri, no? Lo so che evidentemente fai lo scendiletto delle banche dove 24 ore. A me non me ne frega niente delle banche qui, non me ne può fregare di meno. Per me possono andarsi a farsi fottere tutti, non me ne può fregare. Ma no, ma non me ne frega niente a me delle banche. E allora qual è il problema? Non ho capito, qual è il problema? Che stipulano anche le classifiche fasulle. Ma su che cosa? Città più vedibili. Ma ancora, che c'entra adesso le città vivibili? Questo è impazzito. Tu vai sobri in ospedale a Cuneo oppure vai oppure ti fai qualche canna? Sono incazzato nero. Ma con chi sei incazzato? Sei incazzato perché fai un lavoro di merda, d'accordo? Per carità. Non è un lavoro di merda. No, per lui, secondo lui. Secondo lui magari fa un lavoro di merda. Io voglio essere retribuito quanto il rischio prevede. Questo momento rischio io. Questo e non è sbagliato. Rischia qualche d'un altro. Ti torna questo ragionamento di essere remunerato per il pericolo che uno corre. Ma infatti hanno dato dei premi ai cosi, come non sai. Non c'è dubbio, ha ragione. Pone una questione molto giusta, l'ascoltatore. Cioè, io Davide rischio del mio. Vabbè. Chi fa quarto working non rischia un cazzo. E allora? E che c'entra? C'ha ragione. Ma cosa c'entra? Non puoi pulire i culi in smart working. Devi andare a pulire. Non dice il contrario. Ma lui non ti dice il contrario. Dai, ciao. Poi vi saluto e vi invito a Siena a vedere il palio quando arriveranno. Io ti mando a fare in culo, ciao. Sempre. Oh no, she's not a secret now. La zanzara. Secondo me Crucio, mia moglie è una potenziale squirtatrice, perché quando diciamo raggiunge l'orgasmo manualmente, mi ferma la mano, mi blocca, mi dice no, basta che mi fa venire la pipì. E io le ho detto, amore mio, non è la pipì, è lo squirting, dai, che annaffiamo il letto. E dopo lei, no, ma cos'è, che schifo, no, non voglio sporcare la lenzuola. Che disastro. Giuseppe, petto di pollo di mia moglie, appena fatto, faccio parte del team petto di pollo. Allora ragazzi, la scorsa settimana si è rifatto vivo signor Polegato, ha detto che appena finisce la pandemia via i comunisti e gli immigrati dall'Italia, signor Polegato. vecchio fascistone. Ma siamo pronti, appena finisce questa pandemia qua, scateniamo l'inferno, metteremo le frontiere, cacceremo anche via i comunisti dall'Italia, che ce ne sono tanti, li cacceremo via, extracomunitari e comunisti, via dall'Italia, non li vogliamo, sono fascisti. Beh,
si restringe un po' solo fascisti. Sì, per quanto ma siano tanti. Non c'è un geriatra, non c'è un geriatra che può prendersi cura dei deliri magari, di questo qua. Magari, aspetta, magari. Aspetta, aspetta. Guarda com'era il Duce, guarda che ordine, guarda che disciplina che c'era, disciplina, guarda. Insomma, sì, c'è l'antidoto per qualsiasi malattia. Quale? E anche fa far sesso questo. Ma come? Sesso solo per i fascisti. Se lo vedi un comunista, ti casca giù. A parte che non ce l'hanno, sono tutti culattoni. Sono tutti culattoni. Quelli non hanno niente, sono comunisti di merda, culattoni. Viva il Duce, viva morte. Signor Polegato, signor Polegato. Mamma mia, poverino. Però questo è farsa, dai, questo non è fascismo, questo è farsa. È scemo, c'è basta, un suo amico che si chiama Leo. Si chiama Leo, io lo chiamerei. È un amico. Ogni, suo amico, un suo amico fratello, signor Leo, signor Leo, Leo, il fascista di cosa si Leo. Occupa, signor Leo? Di non lo si so, occupa. Di ristorazione, una piccola azienda. So, molto fascista, signor Leo. Pronto? Pronto, come sta Polegato? Benissimo, perché che c'ha Polegato? Cosa ha fatto Polegato adesso? Innanzitutto ha detto che i comunisti sono tutti culattoni. E siccome tu sei amico fraterno del signor Polegato, di che stiamo parlando? Dai, su. Ah sì, ce ne saranno tanti culattoni, sono cazzi loro. È un modo di dire. Quando si dice culattone, finocchio, sì, è un modo di dire. Poi dopo che cazzo se ne frega se sono culattone o no. Sono comunista, quindi sono delle merde, basta, punto. Ma perché i comunisti devono essere delle merde per forza, Leo? Spiegami, perché? Ascoltami una cosa, Luciani, ti voglio dire questo. Voi contestate il fatto che un fascista è un criminale, che qua, che là, va bene. Io rispetto la sua opinione, però abbiamo l'articolo 21 in Italia, della Costituzione italiana, articolo che dice 21. Che fascista che cita la Costituzione. Ascoltami, è vero, vatti a leggere l'articolo. Certo che è vero, ma è incredibile che un fascista citi una costituzione scritta dalla Resistenza. Ascoltami me, Parenzo, ma questo è incredibile. Io da fascista italiano e non nazista, perché attenzione, bella differenza. Meno male, siamo salvi. Siamo salvi. Lui prende le distanze. Non ammetto minimamente che ci sia stato solo un morto dell'Olocausto, perché io prendo molte distanze. Prende le distanze, lui. Meno male, prende le distanze. Meno male che prende le distanze, mi fa piacere che prende le distanze. Ho visto film di Schindler, ho visto film di Benigni, ho pianto, va bene? Beh, ho capito, amico mio, però quelli erano alleati con i nazisti, c'è poco da fare, i tuoi amici fascisti. Dai, su. Mussolini non sapeva cosa succedeva. Quando la sua volta ha preso distanze, ha cercato di salvare Mussolini. Sua eccellenza, chiedo scusa. Siamo su Rai Storia con Paolo Mieli, che era cos'è questa trasmissione? Fatemi capire. Siamo in quale trasmissione? C'è l'ottimo Paolo Mieli che ci racconta la storia del fascismo, o siamo con un ascoltatore della Zanzara? Per l'ennesima volta, ti dichiari fascista? Sì. Ti dichiari fascista? Sei orgoglioso di essere fascista? Sì. Perché se io credo in una cosa, non male che lo sono. Sei un ammiratore di Mussolini, del signor Mussolini, di sua eccellenza. Sì. Mussolini è stato un grande statista, sì o no? È stato un grande statista, lo confermo. Sì. Lo confermo. Ma come cazzo si fa, Parenzo? Di qualcosa, Leo. Questo cosa gli devo dire? Ma dice le peggio cose, che i comunisti sono delle merde. Lo ma dice... poveretto, povero Leo, è una persona. Sono ignorante. Sono ignorante, perché io ti sto dicendo che i tuoi amici ebrei. Ok, ha dato locato, non all'ebreo che sei al mercato. Ha difeso Mussolini e adesso l'ha salvato i tanti. No, aspetta, i treni li mandava a Trieste, poi sulla nave li mandava a Trieste. Chiedo scusa, calma. Calma. Mettiamoci d'accordo. Se devo parlare di storia, lo faccio con Paolo Mieli. Se devo parlare con un coglione, parlo con te. E quindi uso un linguaggio a te consono, capito? Capito, stronzetto? Eccolo qua. Allora, mettiamo in chiaro questo. Allora, ognuno il suo. Io non ho chiamato nessuno. Ti ha chiamato Gruciani. Per me tu non sei niente, nulla, lo zero assoluto. Io ogni tanto ho la nostalgia di sentire la voce di Leo. Il fascista per eccellenza. Che difende sua eccellenza Benito Mussolini, chiaro? Ma come cazzo fai a difendere sua eccellenza? Porca puttana, non mi fare incazzare me al posto di Parenzo. Ma scusa, perché non dovrei farlo? Ma perché io leggo la storia, ci sono state delle cose brutte e delle cose belle, positive. Delle cose brutte, eravamo in guerra, lo sapete che eravamo in guerra? No,
sapete che l'unico presidente del Consiglio d'Italia nel 1928 ha zerato il debito pubblico è stato lui? Lo sapete che ha zerato la mafia? È stato lui, dopo di lui niente, il nulla. Dopo di lui nulla, dopo di Duca ci vorrebbe di nuovo il pelato qua, il pelatone ci vorrebbe. Sì, sì, sì. Ci vorrebbe il pelato. Ma sicuramente sì. Ci vorrebbe il pelatone. Ha zerato la mafia. Vabbè, ha zerato la mafia. E con questo per me si può anche chiudere. Ha zerato la mafia. Possiamo chiudere perché io non ci voglio manco parlare con come te. Ci vorrebbe il pelatone. Di merda, non vale un cazzo. Ha azzerato la ci mafia. Vorrebbe ma... il pelatone, hai detto ci vorrebbe il pelatone. Sì, sì, ma io sì. Ma 100 di Mussolini ce la vorrebbe. 100 di Mussolini, uno per ogni città ce la vorrebbe. Giovinezza, giovinezza, prima di culo di bellezza, fatti fottere e Mussolini. Viva il Duce, viva il Duce sempre. Ma come cazzo? Il culo la pannacchia, te tutta la razza di merda, stronzo. Fatti in culo, merda. E poi dice che non è razzista. E poi no, dice che non è... questo non è questione razzista. Razza questo di razza di merda dice. Qual è la poi razza? Razza? Qual è la razza? Ma qual è la razza? Qual è la razza? Qual è la razza? Qual è la razza? Tu hai detto che ci vorrebbe il pelatone adesso. Hai detto che ci vorrebbe il pelatone, il pelatone. Sì, sì, lo confermo. Ma questa non è Davide, questa è apologia o no? Diciamo la verità, è apologia. Sarebbe apologia, ma essendo lui un noto coglione, non c'è neanche l'apologia. Ma noto coglione sei tu. E mi dispiace, lo dico per te. Cioè, tu dici, ma lo dico per te. Dici. Ma così non sei imputabile. Ma quando vuoi, quando vuoi. Non al telefono. Che se non sei neppure imputabile, perché se uno è scemo, non è neanche sottoposto a giudice, non è processabile. Cioè, tu dici, ma lui non è incapace. È incapace di intendere posso dirti la verità, è totalmente incapace di intendere. No, secondo me no, secondo me non è incapace. Qualcosa saprà fare. Qualcosa saprà fare. Qualcosa saprà fare. Ecco, ad esempio, quello che lui sa, lui sa fare, lui ha messo lì perché se stato raccomandato. Sì, da chi? Lui sa fare. Sei lì dove sei perché sono raccomandato, punto. Sì, lui sa fare bene una cosa, ad esempio, mi hanno detto che lui sa fare molto bene una cosa. Cosa? Lui sa tirare la catenella del water, quello lo sa fare molto certo, bene. È una cosa certo, quando ci sei tu dentro, però sa tirare la catenella del water. Qual è la tua la tua canzone preferita del fascismo? Qual è, Leo? Qual è la tua canzone ma preferita? Ce ne sono tante. La tua canzone preferita? Qual è? Sono anche al telefonino quando mi suona, sono faccetta nera. Dove sono ad alta voce, squilla faccetta nera. Bellissimo. Nell'Italia io non mi ritengo razzista perché ho amici neri, ho dipendenti pakistani, musulmani, rispetto dipendente, a tutti. Dipendente. Ma non è questione di colore di religione, se non si fa solo bene, non è un bel cazzo, ma va bene. Faccetta nera, il coglione, io lo spacco il culo, lo spacco, punto. Faccetta nera, aspetta e spera che già allora si avvicina. Quando saremo vicino a te, noi ti faremo una scoreggia e un altro re. Sì, sì, non preoccuparti che si sta avvicinando per il momento. Ma cosa si sta avvicinando? Che cosa si sta avvicinando? La gente non ne può più, siamo vicini, la gente non ne può più. Siamo vicini. Sai che io sono qua da 10 anni, io ho 10 anni che sono in questa trasmissione e sento sempre gente dire stiamo arrivando. Leo, Leo, vai a fare in culo, vai, ciao, ciao. Tanto a te quando mai che sei in parte. Vai a fare in culo, ciao. La zanzara. Amore, ripetiamo insieme. Allora, Parenzo, eh? Parenzo è quello che vuole chiudere la trasmissione. Cruciani. No, 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 Fede è quello B. Bigotto. Bigotto. Cruciani è il pornografo. E Gottardo. Ciccione. Di merda. Vieni a dormire con te. Ma vaffanculo, va a dormire con una bella sorca piena di pelo. Ma come piena di pelo? E piena di più peli c'è meglio. Ma perché? E perché è più bella la sorca col pelo. Ma come? Se è pelata è brutta. Ma sei sicuro? Ma sì, perché me ne intenda. Ah. Cioè, in che senso te ne intendi? Eh? In che vuol dire te ne intendi? Me ne intendo, chi non ho vista più di una. Da Roma.
Roma, ragazzi, avanti tutta. Gigi da Roma, i vecchi sono sempre straordinari, altro che morti, nessuno li vuole morti qua, nessuno li vuole morti. Parlavamo solo di statistiche, se io leggo che questo Gigi mi vuole rompere il cazzo su questa roba qua. Allora spiegaci cosa intendevi dicendo che in fondo sono tutti ottantenni. No, sto dicendo che è la statistica. Non intendevo quello, ma è la statistica che lo dice. Non è, ma figura, io non è che mi auguro che muoiano gli ottantenni, no, gli ottantunenni. Sto dicendo che la media lo dicono le statistiche. Oggi il signor Brusaferri, di cui Parenza è uno scendiletto, sostiene che la media dei morti è quella di 80 anni più patologie. Quella è la storia. Possiamo fare un esempio per non far parlare gli altri, va bene? No, ma parla, dimmi. Ho capito che tu non auguri certo gli ottantenni di morire. Però è un fatto che muoiono prima degli altri, non questo non c'è dubbio. E quindi non è un problema. Ma chi ha detto che non è un problema? Vanno messi in sicurezza. No, non è la natura, è la pandemia, non la natura. 900 non è un problema, è meno grave. Se sono 800 ma certo i morti, che è meno grave. Ho capito, però da come la descrive il buon Cruciani sembra quasi che il problema non esiste. No, guarda, non sono 900 rotti, sono 800, quindi non c'è problema. Sono ottantenni, quindi non c'è problema. Beh, il fatto che siano ottantenni è innegabile, è innegabile. Le faccio un esempio. Ed è un problema perché sono cittadini anche loro, non è che devono morire. Certo, allora basta, sono numeri inquietanti. Senta, amico ascoltatore, mio papà si chiama Giuseppe Gottardo, ha 86 anni. Quest'anno è stato anche operato di un tumore all'intestino, gestito molto bene. Se muore e gli trovano il Covid, secondo lei è morto di Covid o è morto perché magari è arrivata poteva la vivere sua qualche ora che no, no, di Covid? Ma me, ma c'ho 86 no. anni. Nessuno di noi va bene, ma no, ma certo, però magari qualche anno in più poteva vivere, no? Mio papà ha 83 anni, ha i suoi acciacchi, ha avuto un infarto, però è argillo che sembra un ragazzino. Va bene, ma morirà. Ma ho capito, ma non per il Covid magari. Ho capito, ma meglio tra 10 che tra uno, no? Ma tra un mese. E allora, questo è il tema. Ma perché deve morire col Covid? Appunto, esatto. Cruciani ha sulla neve. Ma che c'entro io? Ma che cazzo dici? Ma non è che se Cruciani va a sciare, muore mio papà. No, se passa la mentalità, che uno può fare qualunque cosa. Esatto. Ho detto va a sciare per dire che il signor Cruciani darebbe il tana libera a tutti. No, forse no, per no, lui. No, certo. Fosse per me, in un paese dove si organizzano le cose. Senti, ma non sono matti in Svizzera che se ne sbattono i coglioni? La Svizzera. Non ho capito, le piste aperte in Svizzera? Sono idioti, benissimo. In Svizzera vogliono fare morire tutti. Io preferisco il modello Francia, il modello francese e tedesco. Benissimo, abbiamo deciso oggi che impazziti i tedeschi? I tedeschi insieme alla cosa, insieme alla Francia, decidono che in Svizzera, guarda che in Svizzera c'è un'incidenza di contagi che è superiore alla nostra. Sì, ma sarà pure così, ma sono degli assassini? Sono degli assassini? No, fanno scelte diverse dalle nostre, secondo me è sbagliato. È così. Ciao Gigi. Abbiamo deciso che in Svizzera, che tengono le piste di sci aperte, sono degli assassini. Impianti aperti, sono degli assassini. Io preferisco il modello tedesco e francese e italiano. Se tu pensi che apertura dello sci significa morte degli anziani, significa anziani, rischio, ma non sono degli anziani, di tutto il paese. Significa non fermare più la pandemia. Allora sono dei criminali in Svizzera. Avranno fatto i loro conti, avranno detto. Bravo. Ma sbagliati, secondo me. Hanno deciso di campare. Non è che in Italia nessuno vuol campare. Non è che se non vai a sciare queste due settimane non campi. Veramente un'idiozia. Ma quale principio? Prima è la solo aria alla bocca. Un'altra roba. Prima la scuola. Ma che c'entra l'economia? Senza l'economia? Prima la scuola e l'economia. Allora ragazzi, la scuola senza l'economia non funziona un cazzo senza l'economia, altro che scuola. Andava a scuola anche quando non c'era l'economia, sai? Vabbè. Quando c'era la povertà. La gente andava allora, a scuola. Siamo in collegamento con una signora, una ragazza, una donna alla fine, che si chiama Regina, signora Regina, che è sostanzialmente una mistress. Sbaglio, signora Regina?
Non è sostanzialmente, sono una mistress, punto. Andava bene anche senza sostanzialmente. Regina Milano Dom, possiamo chiamarla, possiamo chiamarti così? Come preferisci essere chiamata? Regina? Regina, benissimo. No, allora, parliamo, diventa troppo lungo. Esatto, parliamo sostanzialmente di slave e sostanzialmente di maschi, no? Cioè che sono, non utilizziamo la parola clienti, cioè sono le persone con cui vittime. Hai a che fare, giusto? Vittime di una pazza. No, fermo. Regina. Chi ha no, è, chi Gottardo, ha è Gottardo, lascialo perdere. Uno lascialo perdere. Mai lo slave. Giù Gottardo. La scelta è ampia. Esatto, bravo. Come allora, dar torto a Gottardo. Allora, state zitti, caso, io voglio parlare con Regina. Mi fate parlare con Regina? Adesso, grazie. Allora, la signora Regina è una mistress esperta di BDSM che si è specializzata soprattutto nel fisting, vero Regina? O sbaglio? Mamma mia. Ma più che altro le mani piccole. Ah, le mani piccole. E dunque ci la mano... vuole poco a specializzarsi, sono portata. Ma è molto richiesto il fisting come pratica? Beh, direi proprio di sì. Sì, è una delle pratiche più richieste. Da milioni di altre persone. No, milioni non lo so, milioni. State zitti un attimo, io voglio chiarire alcune cose perché... Chi ha parlato? Chi è che ha fatto quello sbuffe? Tu non hai idea di che cosa fa la gente nel tempo libero, caro. Ha ragione Regina. Sembra cosa fanno i tuoi amici nel tempo libero. State zitti, giù i microfoni. Allora, ha ragione Regina. Cioè, voi non sapete che la gente nel tempo libero fa qualsiasi cosa, anche l'inimmaginabile, giusto Regina? C'è cose che la gente non nemmeno può immaginare. E voi, le persone che avete accanto, magari nel lavoro, non immaginate che praticano il fisting. E con le mani piccole è più facile, giusto Regina? Beh, assolutamente. Quanto può durare una sessione di fisting? Che significa sostanzialmente introdurre, fino a che punto tu riesci a introdurre la mano, braccio? Ah beh, è soggettivo. Più o meno, cioè fino a dove sei arrivata? La mano, sì. La mano sempre. Beh, arrivare al gomito bisogna impegnarsi. Non mi dire che riesci ad arrivare fino al gomito. Ci vuole allenamento, non è una cosa che si fa dal giorno alla notte. Cioè, tu con qualcuno, ma stiamo parlando di maschi soprattutto? Di uomini, chiaro? Di la maggior parte sono maschi, ma ci sono anche donne. Cioè, vengono da te anche donne. Mamma mia. Sì, gioco anche con le femmine. Senti, non ho capito, tu qualche volta riesci ad arrivare, in quanti casi, diciamo una percentuale, sei riuscita ad arrivare fino al gomito? Cioè, riuscita a mettere. Non è che ho studiato statistica, non mi ricordo. Più o meno, dai, Regina. In 15 anni mi è successo parecchie volte, però non è che me le segno in agenda. Vabbè, che bello, la regina delle porcherie. È la regina delle porcherie, sta signora. Chi è che parla? Ah, bello lui. Senti, una sessione di fisting, quanto può durare? Dipende, una o due ore. Cioè una o due ore inizia naturalmente con una preparazione, no? Bisogna preparare il culo. La prima cosa da fare è pulirsi. Sì, pulirsi. Chi viene pulito. Mamma mia. Con che? Col clistere, immagino, no? Chi non è pulito, ma non è un tutor come lavarsi il culo. Questo, ragazzi, è normale. Che elegante, no? Cioè, ti viene, no? Ti viene da pensare che ti devi preparare prima, a meno per quanto mi riguarda. Aspetta, io non conosco nessuno che non si prepara prima. Se uno invece, tu comunque fai un piccolo controllo, diciamo, no? O no? Sempre. E ma si può dire che è una squinternata o no? Non si può dire che è una squinternata. Ma perché? È meglio il clistere? È meglio il clistere o il doccino, quello che praticamente usa il tubo della doccia? Nel caso di Parenzo direi che è meglio il tubo. Si può dire che la signora è una squinternata vera oppure si offende qualcuno? Ma è una persona serissima, una persona che pratica il BDSM, qual è il problema? Non ho capito. A me sembra una povera squinternata. Ma comunque. Perché? Non ho capito. Perché? Una roba incredibile, guarda. Sarà mica normale. Sembra l'insegnante di catechismo. Ma sarà mica normale sta qua? Una che chiama per far spiegare. No, l'ho chiamata io. Allora, Regina, scusami un attimo. Tu però preferisci farlo di persona il clistero? Preferisci che le persone vengano già pulite da te? Preferisco che arrivino già pronte, poi si fa. Dopo la pulizia, che l'altra preparazione è quella, la dilatazione, immagino, no? Sì. Decisamente, quello è fondamentale, altrimenti non è il caso di andare al pronto soccorso, no? Più che altro, non è carino spiegare agli infermieri, ma ai dottori, può essere un po' imbarazzante, no? Sì, e tu come immagino che ci sia bisogno di dildo, no? Cioè c'è bisogno di lubrificante, più che altro. Anche tanto, di plug. Tanto lubrificante.
Ecco, ma perché anche le persone, sì, perché conosci le... tutti i termini, anche tu, anche il plug, l'inflatable, tutti, sì, li conosci, sì. Ma perché vengono da te queste persone, fondamentalmente? Spiegami, cioè, secondo la motivazione, perché riescono, ho le mani piccole. Ma perché riescono a godere solo così, poi, alla fine, o no? Ma non no, assolutamente no. Ma no, assolutamente. Perché vogliono provare una cosa nuova. Beh, sì, qualche cosa. Sono sposati, la maggior parte. Sono spostati, non sposati, sono spostati. Hai sbagliato la domanda. La maggior parte della gente è sposata, se non sbaglio. È spostata, di quella che viene lì. È spostata, non sposata. Ma perché tu consideri spostati chi si fa mettere, perché, una mano, dai, dentro dalla signora regina? Dai, ragazzi, su. Ma non dovevi neanche giustificare, non dovevi neanche spiegare. Ma guarda che lo si fa anche tra, dice, le coppie. Come mai l'acqua, come mai la pioggia cade dal cielo alla terra? Cioè, perché il contrario è difficile, no? E come spiegare l'ovvio con te alle volte? Dici, ma come fai a definire uno che va da questa e che fa ste porcherie qua? Non è uno spostato, dai. Scusami, regina, ma riescono a venire questi signori che vengono da te, questi slave? Certo, tutti quanti. In che modo? A volte anche senza toccarsi. Cioè, gli come? Parte la prostata. Ah, gli parte proprio la prostata. Cioè, quando hanno mezzo braccio dentro, gli parte proprio la prostata. Comunque è un paese di... Può capitare, non è una cosa da tutti, non ci riescono tutti, però può capitare. Senti, ma la tua mano come esce fuori? Cioè, il tuo braccio da queste esperienze, come viene, cioè, dopo tanti anni, tu quante sessioni fai più o meno a settimana? Non lo so, adesso faccio un sacco di video più che altro io. Video, cioè, come video, scusa? Faccio video, ah, non perché, faccio, perché il COVID, ha impedisce queste cose per sicurezza, non lo fai? Beh, sì, ma poi comunque io faccio video. Di mio faccio video. Cioè, su come fare fisting, proprio. Su come fare fisting. No, faccio video di fisting, non su come fare fisting, non faccio i tutor. No, certo, fai video di fisting che poi vanno a finire su piattaforme, sì, immagino. Su delle piattaforme, certo. Piattaforme hard. Però, sulle altre credo che mi bannerebbero, quindi è meglio tenersi sulle altre. Ecco, ma come esce fuori il tuo gomito, il tuo braccio da queste sessioni di fisting? Dipende, se ne faccio una, se ne faccio 4-5 in una settimana, sì, per un'ora, ci sta che mi si infiamma il gomito. Infiamma il gomito, per forza. Potrebbe infiammarsi il gomito, sì, anche alcuni sono infiammati dopo, ed è anche una gran soddisfazione, perché non è che mi si può infiammare solo gomito a me, giusto? Cioè, è bello, cioè, è lo stesso problema che aveva Jimmy Connors, praticamente, solo che lui giocava a tennis e lei, esatto, gioca con i buchi del culo, ma si rende conto di quello, esatto, che si sta raccontando? Esatto, c'è uno sforzo fisico dietro. Perché io stimo di più Jimmy Connors di lei, delirio, signora regina? Ma perché non stimi? Bene, non ho capito. Male. Io non ho capito. Perché ma non io dovrei... non sto chiedendo la sua stima, non me ne frega assolutamente, esatto, niente. Esatto. Ma sono latentemente omosessuali quelli che vengono a farsi infilare il braccio nel culo da lei, però. Ecco, questa è la tipica frase da vanilla. Ma sì, come fa un omosessuale a venire da me? Io sono una donna. Ha ragione perfettamente. Chi va da regina non ha nulla a che vedere con l'omosessualità. È una persona che vuole semplicemente farsi. Ma sono bisessuali, alcuni, o magari vanno con transessuali, ma non sono omosessuale. Questi sono i discorsi dei vanilla. Chi prende le cose nel culo è gay. Questa è una delle più grosse stronzate che vedi qual è l'insegnamento che viene fuori da questa discussione. Chi ama farsi introdurre le cose nel culo, secondo regina, non è gay. Capito qual è la cosa fondamentale? Io non queste definizioni. Tutti gay non lo farei. Chi queste viene da me? Definizioni io sono una donna. A me interessano poco. A me interessa l'azione in sé. Allora, considero la signora. Parento, considero la signora una mezza squinternata. Considero chi va dalla signora un totale squinternato. Ma vedi perché che se uno si vuole fare mettere una mano nel culo totale, è pazzo? Non so cosa dirti. No? Guarda, non so cosa dirti. Mi dispiace. Chiedo scusa a chi fa questa pratica. Grazie, lo considero regina, uno squinternato. Regina, ti abbraccio, a presto, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.